Non riteniamo accettabile sia nel metodo che nel merito la decisione del Ministero della Transizione Ecologica di autorizzare, previa intesa Stato-Regione, la localizzazione dell'impianto GNL Edison a Costa Morena Est nel porto di Brindisi. Perché nel metodo? Perché vengono sostanzialmente superati, cassati, non considerati i pareri negativi del Comune di Brindisi, espresso attraverso la Giunta Comunale, la delibera di Giunta Comunale, della provincia di Brindisi attraverso il decreto del Presidente e il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Non vengono sostanzialmente riconosciute queste ragioni. E perché siamo contrari nel merito? Perché evidentemente questo impianto, a nostro avviso, pregiudica lo sviluppo del porto, ne mortifica le potenzialità. Costa Morena Est ha quello sporgente che può essere dedicato ai traffici portuali, delle merci, non può essere dedicato sostanzialmente a un impianto che ne blocca lo sviluppo in senso del traffico delle merci. Abbiamo lì il raccordo ferroviario, abbiamo potenzialità immense. E poi ben altre soluzioni si stanno affacciando, anche in tema di energia, di transizione energetica. Penso agli impianti eolici offshore, che potrebbero avere ricadute importanti sul versante della decarbonizzazione, della transizione energetica con le energie rinnovabili, ma anche occupazionali, arrivando fino a 1.500 addetti da poter avere per lo sviluppo del campo eolico offshore, in particolare per l'industria metalmeccanica che è già in forte sofferenza. E poi il governo. Abbiamo chiesto più volte di essere inseriti nel Just Transition Fund. Viviamo un'epoca difficile, la decarbonizzazione, sappiamo che ha importanti ricadute sociali ed economiche e occupazionali. Quei fondi non potevano essere dedicati esclusivamente a Taranto o al Sulcis, ma a tutte le realtà, compresa Brindisi, coinvolte in questo processo. E invece il governo non ci ha ascoltato, non ci ascolta e impone un nuovo impianto. Un impianto anche che può essere soggetto a rischi di incidenti rilevanti. È un grande serbatoio da 20.000 metri cubi di gas naturale liquido nel cuore del porto di Brindisi. Per noi quindi non è accettabile questo metodo e il merito della questione, perché ben altre sono le soluzioni per lo sviluppo del porto di Brindisi. E poi abbiamo ascoltato, ci siamo confrontati col Presidente della Regione, Presidente Michele Emiliano, il quale condivide la nostra impostazione. Quindi noi ricorreremo anche al TAR a queste autorizzazioni, quindi ogni sede giudiziaria, e questo ci accompagnerà la Regione, così come negherà, ci ha confermato il Presidente Emiliano, l'intesa Stato-Regione, cosa è già accaduta ad esempio a Manfredonia per un impianto simile. Il segnale che noi vogliamo lanciare è che il nostro territorio deve, dopo 60 anni, autodeterminarsi. Cosa è bene, cosa è giusto, cosa è conveniente per il territorio nel suo modello di sviluppo deve essere determinato dal territorio. Non possono essere ancora calate ragioni dall'alto, da Roma, dal governo, un governo che spesso non ci ascolta, che spesso non dà seguito con risorse importanti a sostenere la difficile fase di transizione del modello industriale che c'è a Brindisi, perché riguarda sicuramente il modello energetico, ma riguarda anche altri settori. Su questo tutti tacciono, non ci sono risposte e invece si vogliono calare nuovi impianti che possono addirittura complicare la situazione del nostro territorio. Su questo è bene che il governo sappia che si deve confrontare col territorio, altrimenti noi ovviamente negheremo questo tipo di autorizzazione e ricorreremo in ogni sede giudiziaria. E penso che su questo tutta la popolazione brindisina, tutti i cittadini possono condividere che soprattutto questo metodo è inaccettabile. Non possiamo ancora rispondere a logiche nazionali, di interesse nazionale, che mortificano il territorio e poi essere lasciati soli quando queste cattedrali nel deserto completano la loro funzione e a noi rimangono i guai, le macerie di dover affrontare ricadute economiche, sociali, occupazionali ed essere a quel punto, ripeto, lasciati soli. Andremo avanti e su questo ovviamente chiederemo un confronto anche al Ministero della Transizione Ecologica, al MISE, perché dobbiamo assolutamente governare questa fase difficile.